Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video. Sono Ale dello staff dei Enjoy e siamo qui con una nuova carriera. Qui con me c'è Andrea. Bella. E sono tornato dalle vacanze, una settimana in un posto bellissimo e pieno di mare come Avellino. E comunque siamo qui con questa nuova carriera. Abbiamo deciso di prendere il PSV perché ci sembra una squadra comunque con buoni giocatori e anche con abbastanza budget, se non sbaglio. Sì, ok. Allora, io direi di iniziare... no, aspetta, ho sbagliato. Vi facciamo vedere la rosa intanto. Esatto. Questa... rosa che abbiamo appena iniziato, quindi non abbiamo fatto né modifiche, né acquisti, né niente. Come potete vedere, velocemente questa rosa, spiccano sicuramente Wijnaldum, Depay, i due difensori centrali giovanissimi, Willems. Una rosa da primo posto, penso. Sì, è una rosa, oltretutto, molto giovane. E con un sacco di giocatori che anche in panchina possono essere ceduti in prestito, tipo lui, mi sembra un buon attaccante giovane da cedere in prestito. Come vedete, alto 1,91 e ho saputo che anche su Ultimate Team è parecchio buggato. Quindi iniziamo con il reparto trasferimenti. Ora, allora, Park ha 32 anni, quindi io direi di... no, ce l'abbiamo in prestito. Termina prestito. In prestito Park io lo terrei comunque come panchinaro alla fine, tanto ci perdiamo soldi, male non fa. Ok, allora Matavs, 24 anni. Matavs io lo venderei comunque per fare un po' di cassa e per un attaccante da 10 milioni. Allora aggiungi la lista trasferimenti. Yes, ok, ci andiamo un po' giù velocemente. Ok, Depay qui... lo teniamo sicuramente. Depay che L'Ocalia noi lo mandiamo in prestito. Depay che in teoria sarebbe 79, ma non abbiamo le rose aggiornate per problemi tecnici. Esatto. Ha funzionato tutto il giorno internet, quando dovevamo registrare ha deciso di non funzionare. Ringraziamo Telecom Italia. Allora, Manolev, terzo destro, 27 anni. Oddio, questo fa abbastanza che cagare. Ok, direi di mandarlo anche. Sì, ore 4 milioni, non è male. Che facciamo? Direi di venderlo. Vediamo se c'è qualcuno. Vediamo se ci fanno qualche offerta interessante. Io però abbastanza di male. Perché precisione adesso 88, con essere 82, l'option 81. Un buon giocatore, signori. Esatto. Ora vediamo un po' cosa fare. I giocatori ci sono e il primo acquisto che andremo a fare è un centrocampista. Ovvero Vilena. Vilena. Centrocampista del Feyenoord, valutato ora sulle rose aggiornate, valutato 73. Sulle rose normali dovrebbe essere pure 73, perché come sapete non ci sono i valori. Vilena che io utilizzavo anche nella carriera su FIFA 13 ed era fortissimo. Non spero lo sia anche qui, però credo di sì. Penso comunque sia un giocatore abbastanza appagato. Esatto. Anche su Ultimate Team Argentone che fa paura. Come vedete 18 anni, quindi comunque anche un investimento. Chiedi a Ubranetti se... no, acquistiamolo subito. Tanta fede per acquistarlo. Okay. Sui 3, sui 4 ce la puoi fare. Fa così. 3 milioni e mezzo, così. No, così sono 50.000. La matematica. Ok. No, 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 fermo, fermo. Che? Okay. Stai offrendo 20.000 euro. Lanciamo l'offerta. Poi dobbiamo cercare un altro attaccante punta centrale. E io in questo direi di mandare un osservatore, se ti va bene. Qualche osservatore per i campionati. Quindi ora andiamo a vedere gli osservatori un attimo. Chi ci sta? Allora. Rete mercato globale dovrebbe essere. Usiamo questo. E mandiamolo. Dove lo mandiamo? In Brasile. No, ci serve un attaccante da... mandiamolo in Inghilterra. Un gran giocatore noi vogliamo. Sì. E mandiamogli l'ordine. Istruzioni. E noi che facciamo? Un attaccante comunque. Allora, posizione. ATT. Punta o attaccante? Un puntozzo. Età metti giovane, 24. Età dai 16 ai 24. E al contratto fa niente. Direi io 5. Lascia 0,5. Così li troviamo tutti.
smetti allora, un po'. Allora, direi minaccia... prolifico. Prolifico, ovviamente. Promettente anche. Prolifico, promettente. Veloce, non è... No, teniamo un attaccante più centrale, diciamo. Ok, quindi minaccia aerea anche perché sì, serve un attaccante col fisico che ci possa fare da sponda. E... forte. Vabbè, basta così. Ok. Ok, conserva modifiche. E andiamo avanti e ci rivediamo quando abbiamo trovato il giocatore. Eccoci, e come potete vedere abbiamo il Feyenoord accettato la nostra offerta. Quindi andiamo a fare l'offerta di contratto al nostro giocatore. Io direi di dargli 10.000 euro a settimana per arrotondare, esatto, per 5 per anni. 5 anni, ruolo squadra, io direi giocatore chiave perché comunque è... penso sarà un titolare a tutti gli effetti, esatto. E comunque abbiamo, come potete vedere, noi abbiamo deciso di giocare la Champions, abbiamo il girone con Barcellona, Manchester City e Basilea, esatto, girone abbastanza tosto. Ok, direi di andare a comprare una prima punta, perché oltre allo scouting io direi di comprarla. E io mi ricordo che in FIFA 13 era fortissimo questo giocatorino qui. E eccolo, ecco qui, 18 anni, 18 del anni Barcellona. Del Barcellona B. A B? Sì, cioè Barcellona, la, sì, ecco, Barcellona B. Contatto FC Barcellona B per acquistare. Allora, io gli farei l'offerta a Barcellona. Quanto vorrà valere? Non lo so, io gli farei l'offerta sempre su. Ma se vogliamo chiedere informazioni, così intanto vediamo che ci dice lo scout. Ok. Chiediamo allora, torniamo indietro. Torniamo indietro e chiediamo, informazioni a informazioni Barcellona. Su Don Wolf. Chiediamo informazioni al Barcellona. Ah, obiettivo Champions, signori. Vediamo, supera i gironi. Supera i gironi, impossibile. Campionato che ci ha detto? Allora, coppa, gironi difficile. Allora, coppa. Campionato. Dov'è? Allora, coppa. Raggiungi i sedicesimi. Raggiungi i sedicesimi. Ma lo sapete che il PSG, cioè il PSV sta già agli ottavi e ci dice raggiungi i sedicesimi. Cioè, obiettivo di campionato. Vinci il campionato. Ok, okay. Il primo vince il campionato abbastanza in scioltezza. E anche la coppa. La Champions sarà qualcosa di molto più difficile. Allora, però noi ci proviamo perché comunque superando i gironi vorrebbero entrare abbastanza soldi per il mercato di gennaio. Ok, il Barcellona 950.000 euro, in scioltezza proprio, tranquillissimi. Io gli avrei offerti 1.000.000, io gli sto per offrire 2.000.000, ecco, quindi andiamo a perderci a posto alla grande. Ok, avanziamo, vediamo se accetta, vediamo cosa ci dice il nostro osservatore tra poco. Ok, ha trovato un attaccante all'osservatore. Tom Eves. Diogene. Bestemmiato. Diogene. Minaccia aerea, promettente, forte punta. Mazza, altezza 95. Forza, resistenza, potenza tiro, precisione testa e controllo palla. Che raga, facciamo? Questo è Ibrahimovic. Del Bolton. Che vogliamo fare? Ma io direi di prenderlo. Perché chiediamo di seguirlo. Chiediamo di seguirlo un attimo e vediamo. Allora, ok, seguiamolo. Ok, Tony Vilena ha accettato la okay, nostra offerta. Quindi andiamo a mettere Tony Vilena nella nostra squadra. Guarda che bello. Proprio bello. Ok, io direi di comprarci un altro centrocampista. Io amo anche nella realtà la batteria di centrocampisti dello Schalke 04. Sto parlando di Julian Draxler, Goretzka e Max Meyer, che sono giovani, fortissimi anche nella realtà, e mi piacerebbe averli nella mia squadra sulla carriera. Tutte e tre? No, tutte e tre, perché Draxler secondo me costa un botto. Però iniziamo da Goretzka, che è centrocampista come offensivo, difensivo. Centrocampista offensivo, però che è alto 1,89 m, quindi lo possiamo mettere anche davanti alla difesa. Eccolo qui, Leon Goretzka, come vedete, 18 anni. 18 anni, velocità che può variare. Altezza 1,89 m, destro. Appena arrivato al Bochum per 2.800.000. Proviamo. Chiediamo un po' informazioni. Informazioni. E seguiamo. Allora, poi andiamo sempre con un altro dello Schalke, Max Meyer. Sempre giovane se non sbaglio. Sì, molto giovani.
Questi io credo che siano il futuro anche della, nella realtà credo siano il futuro della Germania, della nazionale tedesca, perché sono giovani, molto forti e soprattutto tedeschi, quindi direi che sono il futuro del centrocampo della Germania. Se il main future Schweinsteiger approva, potrebbero essere, esatto, i suoi panchinari. Il grande Schweinsteiger. Chi è dei due? Ah, no, no, è quello sopra. No. Che cazzo? L'hai scritto bene, Maier, non è che è con la I. Oddio. Fai... cerca Schalke. Se no, se non sai... Allora, campionato, Bundesliga. Scendi, scendi, scendi. No, 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 ancora, ancora, quella è la Bundesliga, quella... Che cazzo prendiamo? Squadra, Schalke 04. Nazionalità tedesca. No vabbè, se no si trova alla fine. Dove sta? Eccola, sotto Francia. Basta così, c'è. Ruolo CC. Aspetta, metto centro un pesaggio. Metti, no, li mette sopra. Ah no, aspetta. Lascia. Ah, ancora. Perfetto. Oh, ma ci riesci. Ok. Chi è? Aspetta. Corre Meyer, è scritto quello lì. 17 anni. Aspetta. Abbiamo trovato Meyer. Eccolo qui. Come vedete, 17 anni, centrocampista offensivo. Minchia, equilibrio da 90-99. Agilità 93, accelerazione 84. No, quello è il valore che può aumentare. Come vedete, ah, molto promettente. Io direi di chiedere cedibile in prestito. Direi di chiedere informazioni e seguirlo. Che io il prestito con diritto di riscatto ci proverei. Sì. Cioè dare una cifra. Cioè non so se è come FIFA 12, perché in FIFA 12 puoi rifiutare il prestito. Cioè puoi rifiutare il riscatto. Però qua mi pare che è automatico il riscatto. Cioè è obbligato. Cioè non lo so. Ok. Intanto... sondaggio per Leon Goretzka. Grazie Ariel, se il giocatore si è unito alla squadra solo di recente. Ok. Abbiamo preso un palo clamoroso dallo Schalke. Palo. Però il Barcellona abbiamo accettato l'offerta del 2. Il Barcellona ha accettato, andiamo... un gran gol. Esatto. Ruolo squadra, di dire giocatori che è, perché ho intenzione di farlo giocare titolare. Siamo importanti così, se no poi decidiamo con l'altro attaccante. Ok. Lui regala 1000 euro a tutti, signori. Esatto. Perché lui può... La Caritas. Giocatori. Offerta di 3 milioni e 1 con un valore, sì, di ma... 1 milioni e 7. Aspetta, ma questo è il portiere titolare? Sì. Io direi di alzare l'offerta, esatto, a 5 milioni e 2, vedi come dice quello? 5 milioni e 2, io perché... Però non so se il Crystal Palace se li può permettere qualcuno. Vabbè. Ne ho offerti 3, ne vale 1 e 7. Allora, intanto avanziamo per vedere se lo Schalke ci risponde per Maier. Abbiamo Maier e l'altro centrocampista Schatz, sì. Non era Schone ma Schatz. Ok. E vediamo un po' che ci dicono. Crystal Palace ha deciso di accettare i 5 milioni e 2, ragazzi. Okay. E ora tocca prendere un portiere. Adesso dobbiamo prendere un portiere. Attenzione, aspettiamo un attimo, voglio far giocare Titon, titolare o Titon, come si chiama? Intanto vediamo se la trattativa con Crystal Palace può porre fine anche per il contratto. Ok. Dungu è dei nostri. Grandissimo giocatore. Pure lui bellissimo. Esatto. Intanto avanziamo. Okay. Ok. Lo Schalke ha accettato la nostra offerta per Maier e direi di andare a fare il contratto regalando i soliti 1000 crediti al giocatore e mettendo un giocatore che è della prima squadra. Ah, addirittura futuro componente ce l'avevano loro. giocatore venduto, chi abbiamo venduto? Non il portiere, si sa. Credo. Il portiere, sì. Per forza. Non abbiamo accettato nessuna offerta. Esatto. Quindi... intanto io direi, come attaccato, direi di prendere questo qui giovane e di cederlo in prestito. Prendiamolo un po'. 7 giorni rimasti. Atletismo 56-66. Tecnica 60. Passaggio 32. Tiro 63. Precisione di testa 81. Però 86 di forza potrebbe diventare... Quindi è un fuori classe, signori. Andiamo a fare un'offerta di 1 milione. Un milione è... No, 1 milione, fai 1 milione. Onesto. Noi andiamo al ribasso. Perché il giocatore è sporadico, quindi vuol dire che non gioca.
ma noi siamo il PSV, stavo dicendo PSG, e siamo la Lazio, che prendiamo i giocatori scarsi e li facciamo diventare fenomeni. E poi li cediamo a quanto l'abbiamo acquistato. Anche tu, offerta per Locadia in prestito. In prestito direi di accettare, lo mandiamo anche per lo Sporting Lisbona. Anche perché non ci hanno neanche proposto la cifra di riscatto, quindi va benissimo, perché poi tornerà a noi. Attaccante molto giovane, 19 anni. Giocatore in prestito, dato in prestito. Grande giocatore. Quindi adesso... No, aspetta, che adesso, guarda un po' che ci sta un'altra email. Che mi pare che il Bolton ha accettato l'offerta, sì. Ah, ok. Quindi il Bolton ha accettato l'offerta per Eves, non so come si dice, che sarà, credo, il nostro secondo attaccante dietro Longu, non va più di attaccanti giovani. No, a lui ne diamo uno di meno. Un giocatore importante. Importante. Così... un gran giocatore. Allora... colloquio giocatore? Colloquio. Che vuole? No. Vengo a essere però 20 anni. Bella faccia. Pare che sappia il sole. E andiamo avanti, aspettiamo che ci accettano l'offerta, diciamo. E vediamo che ci dicono. Questo osservatore handicappato che ha trovato un solo attaccante. Avevo inviato la mia relazione, se non riceveranno se fate il rapporto. Tanto Chris comunque non si può trasferire da noi. Fanno relazione, non ci dice niente. Vabbè, mi sembra cretino. Tanto comunque non ce lo possiamo prendere perché lo Shark la... c'è dal palco ancora? Ci penso. Aspetta, io a lui. Non possa garantirmi il ruolo. Faccio... ma non vuole soldi, non vuole big money, vuole il big ruolo. Faccio un contratto alla Lotito. Incredibile. No, adesso mi manda a cagare, secondo me. Contratto alla Lotito, signori. Che dà 1,5 milioni a Xana e 900,000 euro a Candreva. Grandi contratti, signori. Un prezioso per noi. Vaffanculo, noi tentiamo il colpo alla Claudio Lotito ora. Andiamo a prenderci un altro. Non può... dire qui non puoi adesso. No, cosa vuoi? Ho finito Big Money. No, 18,000. No, ti pare 18,000. 5% di bonus, almeno importante. Contratti alla Claudio Lotito. Ora ci penso io al portiere. Scelgo io il portiere. Come portiere tentiamo un colpaccio. Eccoci ragazzi, abbiamo cambiato idea. Abbiamo deciso di prendere Oblak, portiere del Benfica, che in realtà è stato acquistato dal Atletico Madrid per una cifra molto alta per un portiere, credo 15 milioni, una cosa del genere. 18 se non sbaglio. E deve essere un portiere, se è stato pagato quella cifra è veramente promettente. L'ha dimostrato anche nelle prime partite dell'Atletico Madrid. Con un grande Simeone che schiaffeggia gli arbitri. 8 giornate di squalifica per lui. Senza foto, perché è talmente brutto che... non ha foto, informazioni, così vediamo se ce lo danno. Ok, accettata signori, grande maglia, il contratto alla Claudio Lotito ha funzionato, meno male che la stava bene, perché il contratto alla Claudio Lotito ha funzionato. 6,5 milioni per Oblak, signori, che sono un po' tanti, ma ce l'abbiamo. Ce li abbiamo, ma noi proviamo a prenderlo a 5,5. Che noi siamo Claudio Lotito, andiamo a ribasso. E questo e questo non ci interessano, perché tanto le abbiamo già viste. E comunque ci sono anche bei difensori, stiamo vedendo. Sì, vorrei prendere Manolas oppure Nastasic. Oppure... non lo so, mi piaceva quello della Roma, Romagnoli. Oppure Zuma, quello che è del Chelsea, però secondo me costa un sacco di soldi. Anche accettato l'offerta, okay. 5,5 milioni, Claudio Lotito, oh minchia quanto stipendio prende. Cazzo. Un giocatore per il turnover prendeva 35,000 di stipendio, minchia. Che cazzo di giocatore è? Colloquio, che vuoi? No.
quando mi chiedete queste cose io mi arrabbio. Dici, giochiamo la partita. Non... Allora ragazzi, l'episodio finisce qui. Le partite ovviamente le simuleremo, non ve le porteremo. Penso le altre partite giocheremo forse le più importanti. Ora vediamo, dipende dalle giornate, dipende se abbiamo tempo. Comunque, spero questo episodio vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like e un commento. Nei commenti sì, fateci sapere se vi piace questa carriera che abbiamo deciso di incominciare. E dateci dei consigli soprattutto. Esatto, su giocatori giovani che possiamo prendere per il nostro PSV. Prossimo video dovrebbe essere forse un vlog, ora vediamo. Ok, un saluto da Claudio Lotito. Bella, da Ale e da Andrea. Bella. Ci sentiamo.